Il Giardino delle Rose si trova a Ronzone, nella Trentina Val di Non. Ve lo consiglio caldamente per almeno tre motivi. Primo, si tratta davvero di una collezione notevole di rose, 500 tra specie e varietà per un totale di 2000 rosai, botaniche, rugose, bourbon, moscata, centifoglia, le antiche rose del gruppo Alba, eccetera. In secondo luogo, per gli interessanti e vivaci accostamenti con erbacee perenni, circa 10.000. In terzo luogo, ma non ultimo, il giardino dal 2013 è tutto a gestione biologica. Il giardino nasce circa 6 anni fa su iniziativa di Francesco Decembrini con l'apporto del comune di Ronzone e la partecipazione del Servizio Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento. Il giardino, come si vede dalla planimetria in questa immagine, ha un bel disegno e le tante aiole di rose e di perenni sono circondate da un lungo pergolato perimetrale avvolto da rose rampicanti e rambler e altre piante rampicanti. Il roseto è organizzato per gruppi omogenei di rose associate con perenni, arbusti e rampicanti. Dal giardino le viste si allargano sul vasto paesaggio e le montagne dell'Alta Anaunia fino al parco Adamello Brenta e alla catena delle Maddalene. Nell'immagine un tratto del lungo pergolato che cinge tutto il percorso con le aiole delle rose. Come si vede da questa immagine, il giardino si proietta nel paesaggio con una bellissima vista sulle montagne. Ora passeremo in rassegna alcuni accostamenti interessanti che vedono le rose combinate con perenni, graminacee e aromatiche. Nell'immagine una distesa di rose con delfinium. Qui le rose sono associate a dei piccoli geranium sanguineum di colore bianco. Qui invece sono accostate con dei pennisetum che in questo momento dell'anno, io l'ho visitato nel mese di agosto, sono ancora verdi e non hanno ancora le tonalità autunnali. Molto bello l'accostamento delle rose con delle veronica longifoglia di colore violetto e di colore bianco che svettano con le loro forme molto alte in mezzo appunto alle rose arbustive. E per finire con gli accostamenti, un'altra bella composizione vede le rose associate alla tappezzante dai fiori giallo acido Alchemilla molles e mescolata con della Nepeta fasseni violetta. Ora passeremo in rassegna alcune delle rose che sono collocate nel giardino, cominciando da alcune rose arbustive. Quella nell'immagine è la rosa Princessa Alexandra of Kent, è una rosa David Austin del 2007, alta circa un metro, dalla forma arrotondata, con fiori di dimensioni molto grandi, con un piacevole profumo, dapprima di tè quando si schiudono, poi di agrumi con note di ribes. Nell'immagine vediamo la rosa arbustiva Quatre Saisons, molto antica, una rosa damascena, ed è la più antica tra le rose rifiorenti europee, alta 1,20 m, con un fiore pieno di colore rosa. Nell'immagine la rosa Variegata di Bologna, una borboniana che nasce prima del 1909, con fiori variegati che presentano marcate striature porpora su un fondo bianco crema. È un cespuglio alto, quasi 2 metri, vagamente rilassato e adatto a formare gruppi insieme ad altri arbusti. Passiamo a vedere alcune delle rose rampicanti e delle rambler che sono collocate appunto nel giardino delle rose. Quella dell'immagine è una blush noisette, gruppo Kinensis del 1814, tollera bene anche l'ombra, ha dei fiori rosa profumati di chiari per gran parte della stagione ed è alta 2 metri. Qui vediamo una Blush Rambler, è una rampicante polianta del 1913 con grappoli ricadenti di fiori di colore rosa, adatta per pareti, ha un'unica fioritura estiva ed è alta 3 metri. Qui vediamo Bobby James, una rampicante multiflora, rambler vigorosa, scoperta nel 1961. Ha un fiore bianco profumato, semidoppio, e un'unica fioritura. È adatta ad arrampicarsi sugli alberi perché raggiunge altezze fino ai 9 metri. Un'altra rosa inglese,
Constance Pry, un inglese di David Austin, alta fino ai 4 metri, con fiori molto grandi, rotondi e globulari, rosa chiaro, con un'unica fioritura. Dentelle de Malines, una floribunda del 1986, rifiorente, con grappoli di fiori piccoli, semiduffi, portati a mazzi. Il colore inizialmente rosa intenso, con infinite sfumature, e gradualmente vira al bianco, è alta 2,5 metri. Una rosa gialla, Isle Gold Rambler, è una vicuriana del 1932, il colore dei fiori è giallo dorato, è un'unica fioritura ed è alta 6 metri. Félicité et Perpétue, è una rosa molto bella e anche molto famosa, è una sempervirens del 1827, forte, vigorosa, con grappoli di fiori doppi, a coppa, bianco crema, con tocchi di rosa, è molto profumata, ha una fioritura unica e alta 4,5 metri. Leontine Gervais, è una vicuriana del 1903, con grappoli di fiori doppie, un po' disordinati, di colore giallo, rosso e arancio, i rami sono flessibili e ha un bel fogliame lucido, è molto adatta a coprire lunghe staccionate ed è alta 3,5 metri. Madame Caroline Testu, è un arrampicante di lunghezza media, vigorosa, longeva, con foglie verde e grigio. Gli steli eretti portano fiori grandi, pieni, di colore rosa argentato. È una mutazione arrampicante della famosissima a forma di cespuglio di Pernet Duchet del 1890, alla quale assomiglia in tutto, eccetto che per il portamento è rifiorente. Eccoci arrivati all'ultima immagine di questa breve carrellata di alcune delle rose che si trovano nel Giardino Botanico delle Rose in Trentino. Nell'immagine vediamo un'altra rosa molto famosa e assai vigorosa, che è la Paul's Himalayan Musk, è una rosa inglese del 1916, produce grappoli reclinati di fiori piccoli e numerosi, il colore è rosa lavanda. Ha rami lunghi che portano spine a uncino, adatte a arrampicarsi su grandi alberi e alta circa 6 metri. Se volete vedere dei racconti, immagini e racconti di altri giardini, vi segnalo il mio libro uscito l'anno scorso, che si chiama Giardini in viaggio, ritratti di 70 più giardini, edito dalla Libreria della Natura di Milano.